momento critico quello che stanno vivendo le imprese di trasporto, a denunciare la situazione Confartigianato Trasporti Puglia, che ha sottolineato come le motivazioni sarebbero principalmente due: non solo il costo di benzina e gasolio è aumentato di circa 20 centesimi al litro a causa del mancato rinnovo dei tagli sulle accise, ma rincarano anche i pedaggi autostradali, con percentuali che incidono dall'1,5 fino al 4,5% sul costo precedente, senza un corrispondente miglioramento dei servizi. Insomma, l'ennesima stangata per un comparto, quello dell'autotrasporto, fondamentale per l'economia del paese, ma che da anni vive una situazione di profonda difficoltà dovuta non soltanto all'escalation dei costi, ma anche allo stato delle infrastrutture stradali sul territorio nazionale. Voglio portarvi degli esempi. Fino ad ora, su una tratta nord-sud e viceversa, ci volevano all'incirca 700 litri di gasolio a un prezzo medio, prima dell'azzeramento delle accise, di circa 1150 euro. Quindi oggi, con l'azzeramento delle accise, parliamo di all'incirca un 150 euro in più a pieno. Se prima un litro di gasolio pagavamo in media 1,65 euro, ora lo è a pagare 1,85 euro. Sulle strade statali, mi riferisco alle statali, perché se prendiamo in considerazione le autostrade, gli schizza sono di oltre 15-20 centesimi. E lì c'è proprio una speculazione, proprio senza controllo, da parte di chi? Non lo sappiamo. E conti alla mano, volendo ribaltare questo aumento sulla committenza, diventa difficile, considerando che anche la committenza, da dopo la pandemia e con lo scoppio della guerra in Ucraina, stanno vivendo anche loro delle difficoltà non indifferenti, come l'approvvigionamento delle materie prime e l'aumento delle bollette di gas e luce. Noi chiediamo maggiore controllo da parte degli organi competenti sulla speculazione in atto, soprattutto dal 1 gennaio, come detto prima, dopo che il governo ha eliminato lo sconto delle accise. Suggeriamo a tutti i trasportatori associati e non di boicottare in questo momento i rifornimenti in autostrada e preferire il miglior prezzo presso le pompe delle strade statali.